Evidentemente l'aria del matrimonio ha fatto bene. Felipe, vieni più qua che almeno ci abbiamo gli sponsor dietro. Ha fatto bene. Ha fatto bene. Spero che quella sia una spinta per me a livello calcistico per andare avanti. È superfluo dirtelo o chiedertelo. Questo gol lo dedichiamo a Jessica, mia moglie, che sempre sta al sostegno mio in tutto questo periodo, è quella che sta vicino a me, che mi fa il supporto, e va dedicata a lei. Fischio finale del direttore di gara, il primo ad abbracciarti è stato il sindaco. Il sindaco, è vero, anche nei gol, è sempre così, sempre lui adesso anche in spogliatoio stava felicissimo per me, anche per la squadra, perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante, stava felicissimo, e è così, quando lui fa gol vado io, e quando io faccio gol viene lui. Senti, iniziamo a parlare della partita, da quella bella cavalcata di Zanon sulla destra e il cross. Un bel cross fra le altre cose. Sì, in questa occasione sempre il 50% di chi crossa il gol. Damiano lo conosco, perché anche in allenamento, la partita contro il Bari, quando ho fatto gol, mi ha fatto lui il cross, crossa benissimo, e quello che faccio io è solo metterla dentro. Senti, parliamo della partita nel momento... No, facciamo un passo indietro. L'anno scorso a Modena gol decisivo per la salvezza della Ternana, quest'anno a Como crediamo gol decisivo per la salvezza della Ternana, insomma. Speriamo che non ti limiti solo a questo, insomma, i gol decisivi per la salvezza. Vanno bene sicuramente, ma per Felipe Avainati sicuramente vorremmo, no, un bottino pingue, secondo quello che è il proprio valore, insomma. Sì, anche io vorrei quello. È stato un campionato per me un po' storto, e per quello che mi aspettavo io, anche per colpa mia, per il basso rendimento, spero di fare il mio meglio in queste ultime tre partite. Come ti senti? Io mi sento bene. Veramente mi sento bene, anche questo sempre dà fiducia. Io in questo periodo ho cercato di allenarmi al 100% per uscire di questa situazione. Spero fare bene queste ultime partite. Senti, giocare a fianco di Ceraulo, quest'anno hai avuto poche possibilità, l'hai avuta in questa parte finale, credo che sia una cosa giovevole sia per lui che per te. Sì, noi ci troviamo bene in campo insieme, anche perché siamo diversi, le caratteristiche diverse, lui è più mobilità, io magari le faccio la sponda per lui, è un gioco che mi piace a noi due. E come si è visto oggi, magari poco per il poco tempo, però a me mi piace giocare con lui. Tra le cose, quando lo vedi dalla panchina, tu magari in panchina, o quando ti stavi scaldando, perché hai iniziato il riscaldamento abbastanza presto, e vedi tutti quegli scatti, tutta quella protezione di palla, che pensi? Come ne ho capito? Quando lo vedi scattare a ripetizione, no? Ripetizione, perché scatta 30-40 volte, protegge palla, cerca di andarsene, tu che stai al di fuori, che pensi? Io sempre, anche con Cesar, diciamo fuori, che le viene il crampi, in un attimo le viene il crampi, ma lui sempre sta a spingere, è la forza di lui, è la qualità di lui, e la sfrutta benissimo, perché è forte in quella. E ti è piaciuta la squadra di oggi? Mi è piaciuto perché abbiamo anche avuto tante palle gol, e un peccato che non le abbiamo sfruttato al meglio, ma penso che l'atteggiamento è stato giustissimo. Magari già da 3 anni che sono qua, e sempre alla fine che ci dobbiamo salvare e anche fare gol, però è così, e abbiamo vinto, quello è lo importante. Senti, volevo domandarti farti un'altra domanda: il futuro di Avainati? Non lo so, adesso, come ti ho detto, penso in queste ultime 3 partite fare il mio meglio, e dopo quello si vedrà. Ancora non so niente, sono concentrato a queste ultime 3 partite. Quindi, queste ultime tre partite vedremo il Super Avainati? Speriamo di sì, anche io lo spero. Quanta rabbia hai messo su quel cross di Zanon? Quando hai colpito di testa? È tanta perché stare fuori è un po' dura per un calciatore, anche per me che vivo dal gol, e non fare tanto, quando lo faccio è una gioia per me incredibile. Senti, guardando la partita di oggi, meglio nel secondo tempo la Ternana, vista anche dal di fuori, meglio nel secondo tempo, no? Con parecchie palle gol.
Sì, abbiamo stato bene nel secondo tempo, però anche secondo me nel primo abbiamo avuto palle gol, magari non con quella profondità del secondo tempo, però abbiamo fatto bene anche prima. Ultima cosa, sull'1-1, hai tremato quando Ganz si è presentato solo davanti a Sala? Sì, proprio stavo lì alla Liga di fuori e stavo già con le mani nella testa, però per fortuna che Sala è stato bravissimo anche per due volte, quindi anche lui si merita dei complimenti perché è stato bravissimo. Felipe, ti facciamo i complimenti per il gol, speriamo veramente che possa avere tutte le soddisfazioni possibili e immaginabili di questo mondo dopo una stagione in cui hai sofferto. Diciamo che io è una delle poche volte che ti vedo sorridere quest'anno. Sì, magari è colpa mia che devo sorridere un po' di più. Sorridi perché col sorriso si gioca meglio, dai. Va bene? Grazie. Complimenti. Grazie a Felipe Avenatti.